Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 7. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao! Ciao, benvenuti a un altro episodio di mio podcasting stagione 7, episodio 75. Anche questo episodio purtroppo dedicato alla questione della epidemia Covid. Tutto quello che i mass media cattocomunisti non vi hanno detto sull'epidemia Covid. Il link di questa bloggata lo trovate in descrizione. Dunque. Cosa si è visto dal radar degli infetti? Allora, in Italia, appena usciti dal lockdown della prima ondata, dalla Lombardia, dall'Emilia-Romagna, dal Piemonte hanno iniziato a prodursi con la mobilità interregionale nuovi focolai, che però per fortuna sono stati controllati. Vedere la dinamica epidemica è definita dalla serie che ho modellizzare con una rettina ai minimi quadrati. Il grafico che vedete sono tutti relativi, diciamo, dall'inizio della prima ondata fino al 26 di settembre 2020. Dunque non siamo mai andati ad infetti zero, perché non c'è stata la volontà politica di farlo. Sarebbe dovuto aprire, a mio avviso, le regioni a blocchi, partendo dal sud dove c'erano meno contagi e andando verso il nord, contemporaneamente tamponare massicciamente, come aveva detto il professor Crisanti, per stanare asintomatici e pauci sintomatici. Ora, dal 15 giugno 2020 al 21 luglio 2020, in Italia la dinamica epidemica Covid ha rallentato, cresceva linearmente con un coefficiente angolare che è cambiato varie volte, rallentando ed accumulando, per fortuna ma con molto tempo, un vantaggio assai modesto di appena 7.900 infetti in meno rispetto al trend epidemico del 23 di maggio 2020 fino al 14 giugno 2020. Breve, per farla corta e breve, dal 23 di maggio 2020 al 14 giugno 2020 ci ho modellizzato una rettina e successivamente ho continuato a confrontare questa rettina con la dinamica dei contagi in sottrazione, da che automaticamente si è, diciamo, sintetizzata la distanza dal cap, per cui si è visto che all'inizio cresceva con un valore positivo perché praticamente la dinamica rallentava e c'erano meno infetti. Successivamente la situazione è mutata. Ora però, tra il 20 di giugno e il 18 di giugno si è toccato il minimo del delta infetti, cioè del totale degli infetti. Il 20 di giugno erano 238.275, il 18 di giugno 2020 erano 238.159, se fate la differenza sono appena 116 persone infette. Questo è il valore minimo storico e si sarebbe potuto andare ad infetti zero se si fosse voluto. Purtroppo dal 22 luglio 2020 la dinamica epidemica italiana ha iniziato ad accelerare. Cosa ha cambiato il contesto in quell'estate? Gli immigrati clandestini infetti deportati in Italia e liberi di circolare, i turisti e i lavoratori stranieri asintomatici, parasintomatici e sintomatici, le movide in Emilia-Romagna e in Sardegna. La cosa è andata peggiorando perché si sono aggiunti anche gli italiani che erano andati all'estero per turismo e si erano infettati. Quindi questo è stato il rimescolamento. Poi in settembre l'Italia ha faticato a contenere i contagi, quindi dal 18 settembre 2020, con l'apertura poi delle scuole e università, i contagi sono esplosi. Il delta infetti ha preso a salire a razzo linearmente in scala logaritmica. Questo trend epidemico dal 18 settembre 2020 è rimasto
immutato sino all'11 novembre 2020, formalizzato dall'equazione che, se siete interessati a questi numerilli, ve li potete andare a consultare sul link che trovate in descrizione. Quindi i vari 4 DPCM plateali del governo Conte 2 sono stati sostanzialmente inefficaci prima dell'11 novembre 2020. Ora però c'è da dire che il 17 di aprile 2020, quanto il 18 giugno 2020 e il 23 giugno 2020, l'AGI riportava l'annuncio del professor Ricciardi: attenzione, in autunno ci sarà una seconda ondata di coronavirus. 18 di giugno Tim Gates riportava la previsione del professor Galli: la seconda ondata Covid a breve termine o in autunno inverno. 23 giugno 2020 Messaggero, professor Crisanti: Covid non sparirà, il nostro autunno sarà come nei mattatoi tedeschi. Affermazioni e previsioni corrette, che però sono state sostanzialmente occultate dai mass media cattocomunisti. Ora, che ci sarebbe stata la seconda ondata in autunno-inverno 2020 lo sapevano anche Sassi, tranne i mass media cattocomunisti, che trovate elencati nel link della mia bloggata. Come mai giornali e televisioni non lo sapevano dell'esistenza della seconda ondata? Come mai i programmini d'approfondimento non hanno amplificato la notizia di allerta alla popolazione? Perché i giornaloni e i programmini d'approfondimento non si sono mai accorti che nel mondo c'erano tanti paesi che erano ad infetti zero oppure ad infetti quasi zero? Ve lo dico io, probabilmente. 11 maggio 2020, Enord Ovest, gruppo RCS Cairo, taglia ma riduce debiti. 15 maggio 2020, Brand News, La 7, nel primo trimestre raccolta in calo del meno 9% con EBITDA negativo da 1,7 milioni di euro. 28 maggio 2020, Tuscia Web, ancora un crollo delle vendite dei giornali cartacei. 9 settembre 2020, News Online, Mediaset approva primo semestre 2020, meno 316 milioni di euro di ricavi, utile netto a meno 18,9 milioni di euro. 9/9/2020, Ask News riporta: Mediaset chiude il primo semestre del 2020 con una perdita di 18,9 milioni. 6 ottobre 2020, Affari Italiani riporta: giornali cartacei sempre più alle corde, fatturato pubblicitario a meno 26,9%. Ora, la RAI è sempre stata un megafono della propaganda politica. Collassavano i ricavi pubblicitari perché in una crisi economica la prima spesa che le aziende tagliano sono le spese per pubblicità. Infatti Mediaset ebbe un collasso del fatturato, sparendo gli extra profitti, cosa analoga anche per RCS La 7, in cui sono calati nel 2020 i ricavi e si accumulavano perdite operative, grave perdite di raccolta pubblicitaria anche per il calo delle copie cartacee vendute anche per i giornali. Fu quindi interesse di tutti i mass media spacciare propaganda e disinformazione ai propri lettori e telespettatori, nascondendo la realtà futura e spingendo nella direzione di far emergere il peggiore dei contesti possibili di una seconda ondata. E qui trovate tutti i link, che sono pezzi di storia in cui praticamente troviamo notizie ormai storiche: virus clinicamente morto, prevedere la seconda ondata non ha senso dal punto di vista scientifico, i profeti di sventura dicono che ci sarà un'altra una seconda ondata ma non è così, bla bla bla. Quindi, se queste cose non le sapete o non ve le ricordate, io vi consiglio di andare a cliccare sul link e darvi una rinfrescata sulla memoria storica, che è bene sempre tenere viva. Cosa si è visto dal radar dei casi attivi? Ecco, il radar dei casi attivi.
Quello che si è visto è che il tracciamento dei contatti non ha mai funzionato in Italia. Infatti, e soprattutto quando la dinamica epidemica era bassa, quindi alla fine dell'uscita dal primo lockdown, il virus, quindi la dinamica epidemica era bassa. Nonostante tutto, il virus ha continuato a circolare indisturbato e non siamo mai andati ad infetti zero. Perché? Perché non tutti i focolai erano stati tracciati e soppressi. Perché quando con l'introduzione ci fu una introduzione costante, persistente e massiva di immigrati clandestini, immigrati irregolari, turisti tutti asintomatici, pauci sintomatici oppure sintomatici, che accendevano nuovi focolai. Per l'assenza di una strategia di tamponi molecolari massivi, per la mancanza e quindi per la efficacia delle quarantene e della loro applicazione, che evidentemente erano le quarantene presenti solo sulla carta, erano imposte solo a una piccola parte degli italiani, ma stranieri regolari e immigrati clandestini le quarantene non le facevano. Cosa si è visto dal radar dei decessi? Ecco, il picco massimo di mortalità in Italia fu raggiunto il 20 di giugno del 2020 con il 14,53% di letalità. Dopo si è avuto per fortuna un continuo calo della letalità e dal 28 di ottobre 2020 la letalità è scesa poi al 6,43% e poi si è stazionata su valori ancora molto più bassi, per fortuna inferiori a quelli di Wuhan del 5,8%. Che cosa poi si è visto? Praticamente che i morti vanno a trascinamento degli infetti. Tanti più infetti ci sono, tanti più morti ci sono. Questo è praticamente una regola fissa. Un'altra cosa che non vi hanno mai detto i mass media, gatto comunisti, è che ci sono una marea di stati che sono ad infetti zero o infetti quasi zero. La Cina, con 1,3 miliardi di persone, la bloggata a cui faccio riferimento, chiaramente, è andata a infetti zero dal 29 di aprile 2020. Anche il Vietnam, 89,7 milioni di persone, sono andati ad infetti quasi zero. Anche la Thailandia, 65,9 milioni di persone con infetti quasi zero, le isole Salomone, la Groenlandia, Singapore, Nuova Zelanda, Taiwan, le Mauritius, ecco. Molto vicino a questi paesi che sono agli infetti zero, infetti quasi zero, c'è l'Australia con 25,2 milioni di persone e il Giappone con 126 milioni di persone, anche loro con una seconda ondata che all'epoca della verifica erano molto bassi. Che cosa hanno in comune tutta questa sventagliata chilometrica di paesi? Ve lo dico io. Purtroppo nessuno di questi paesi sono gatto comunisti, nessuno di questi paesi accetta immigrati clandestini. Quasi tutti i paesi rifiutano turisti stranieri o impongono loro la quarantena. Tutti i paesi fanno fare la quarantena di 14 giorni ai connazionali che rientrano. Tutti o quasi tutti i paesi non hanno permesso ai cittadini di lasciare il paese per ragioni turistiche. Molti di questi paesi tamponano massicciamente o impongono quarantene lampo ed usano ovviamente mascherine e distanziamento sociale. Quindi io vi invito a dare un'occhiata alla mia bloggata, perché ci trovate tutta una serie di fatti e di informazioni sulla estate del 2020 e l'inizio della detonazione della seconda ondata nell'autunno-inverno, che obiettivamente è bene darci un'occhiata, perché contestualmente, mentre detonava in Italia la seconda ondata, c'erano paesi che appunto stavano benissimo. In questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.